Ragazzi, oggi la Eli vi insegna a fare spaghetti cacio e pepe. Cucchiaio di pepe e lo facciamo bollire in un pentolino di acqua. Facciamo il brodo di pepe che ci serve per fare la cremina con il cacio appena grattugiato. Prendiamo 2 cucchiai di pepe, li mettiamo nel mortaio e cominciamo a sbriciolarli, a schiacciarli. L'acqua bolle, l'ho salata, buttiamo giù la pasta. La pasta cuoce in 10 minuti, per cui Alexa, timer 6 minuti. La finiamo di Sei cuocere qui. E minuti a partire da ora. mettiamo il nostro pepe a tostare nella padella. 2 minuti a padella bella calda e gli facciamo sprigionare tutto il profumo. Buonissimo. Con il nostro brodo di pepe non bollente, cominciamo a fare la nostra cremina nel pecorino romano. Tanta roba. Tanta roba, sì. La cremina di formaggio è pronta, poi lo allunghiamo con un po' di acqua di cottura e l'amido. Ho messo un po' di acqua di cottura nel pepe già tostato. Senti il profumo di pepe? Mamma mia. Schianta. Quando scattano i 6 minuti, continuiamo a cuocerla dentro questa porcata pepata. Passati 6 minuti, metto la pasta nella padella con il pepe e continuiamo la cottura degli spaghetti risottandoli, che vuol dire mettendo l'acqua di cottura piano piano, così l'amido si sprigiona e viene una crema, raga, che basterebbe questo senza formaggio. No, in realtà è cacio e pepe, per cui ce lo mettiamo e via, e giriamo. Pasta è pronta, spegniamo, buttiamo la nostra crema di formaggio a fuoco spento, mi raccomando, raga, perché sennò viene un casino, e giriamo. Guardate che crema! Mamma mia! Da panico! Questa è buona a tutte le altitudini. Provateci. Ci vediamo alla prossima ricetta, ragazzi.